Dottoressa Gabriele, lei ha vissuto questa esperienza dal di dentro del Santa Croce. Come vede attualmente la situazione? Allora, c'è stato un degrado lento e progressivo nella qualità dell'offerta e nella quantità dell'offerta, che era iniziata con l'arrivo del blocco a 5 anni dei primari e che poi si è ancora di più manifestata con l'idea dell'ospedale unico, che durante la precedente consiliatura Ceriscioli aveva già detto che non sarebbe mai potuto esistere per non danneggiare Ancona. E quindi di qui la forza maggiore di Pesaro, che ha svuotato piano piano e saggiamente l'ospedale di Fano delle sue competenze per trasferirle a Pesaro, lasciando a Fano le vestigia, le mura e poco più. Poi naturalmente è arrivato un centrodestra, destra-centro, come vogliamo dire, che sulla falsariga di quello che aveva voluto la precedente amministrazione di sinistra ha potuto dire: bene, si fa un unico ospedale a Pesaro con posti letto aumentabili, potenziamo grandi ospedali quali quelli di Pergola e di Cagli a detrimento di Fano. Dottor Carlo De Marchi, esponente storico di Bene Comune, a suo tempo ha combattuto anche l'ospedale unico, la responsabilità della Regione Marche. Ora, questa situazione che costituisce la novità del progetto regionale, come viene valutata? Ci troviamo di fronte a una realtà che era stata determinata dalle giunte Ceriscioli e prima ancora dell'altro assessore, che avevano portato a fare questa scelta che noi sin dall'inizio, nel 2009, abbiamo in qualche modo cercato di spiegare più che di ostacolare, che era in qualche modo non corretta sia dal punto di vista territoriale, perché era uno spazio che non teneva conto che la vallata veniva sguarnita, non teneva conto dal punto di vista economico, perché c'era stata la proposta del project financing, se ci pensate, che avrebbe portato questo costo di questo ospedale a quasi 1 miliardo. Così come non c'era un piano anche che teneva conto che una volta che io chiudo una serie di piccoli ospedali nel territorio, consapevolmente la necessità di innovazione da un punto di vista delle tecniche mediche, delle tecniche terapeutiche, però sguarnire un territorio di quello che era il rapporto diretto e territoriale, una continuità terapeutica nel territorio che si trovava improvvisamente sguarnito. Così poi è avvenuto. La chiusura degli ospedali non sono stati sostituiti da nulla. Il problema qual è? Che una volta che il centrodestra, anche a seguito delle manifestazioni che i movimenti e le associazioni in quegli anni hanno fatto in tutta la provincia, il centrodestra, arrivato in regione, applica questa nostra idea che avevamo detto di sospendere nei limiti del possibile il progetto dell'ospedale unico, ma di fatto non cambia nulla. La sanità è ancora alla ribalta di questa campagna elettorale, la Fano che vogliamo ha affrontato questo problema in un flash mob nel pieno corso cittadino. Il passeggio viene attratto da questi manifesti che sono alle nostre spalle. Gianluca Cespuglio, qual è la sanità che vuole la Fano che vogliamo? Beh, innanzitutto una sanità che mantenga l'ospedale Santa Croce a Fano senza se e senza ma. Questa iniziativa è stata mossa dalla gente che in questi giorni sente tante tribune, tanti dibattiti, ma ci sta capendo poco. Purtroppo noi stiamo perdendo la nostra sanità fanese e questi cittadini devono capire che è molto importante muoversi adesso per fare che si salvi, insomma, che sia presente. Un'iniziativa voluta anche da tutti i lavoratori, sia diciamo infermieristici che primari dell'ospedale, che purtroppo non possono esporsi. E questo è un momento molto brutto, perché pur tenendo al proprio ospedale, al proprio luogo di lavoro, non possono dire la loro. Dunque ci abbiamo messo noi la faccia molto volentieri e speriamo che la cittadinanza di Fano recepisca questo messaggio. Dobbiamo lottare per mantenere il nostro ospedale a Fano.